Nella mia video call di oggi ho due ospiti che ci parleranno di un argomento abbastanza complicato che però riguarda praticamente tutti. Giuseppe Marasà di AZ Immobiliare, con il quale parleremo per forza di cose, di case, di affitti, di prezzi, di compravendita di immobili, di abitazioni, e poi Giuseppe Rapisarda, che è il dirigente di Avvera Rete Mutui Credem Banca, con il quale svilupperemo l'argomento del mutuo, che insomma tanto la fa da padrone in questi giorni. Buon pomeriggio ragazzi, come state? Buon pomeriggio a te. Tutto ciao, bene, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Oh, io comincerei con Giuseppe Marasà. In questo momento non possiamo avere nessun contatto fisico, ce lo dice un decreto, lo sappiamo, insomma, per voi che dovete visionare delle case, invitare dei clienti a vedere l'ipotetica casa della propria vita o del momento, tutto cambia, cioè in questo periodo c'è qualche difficoltà nel fare il vostro mestiere? È cambiato qualcosa? Com'è cambiato? Assolutamente sì, Emanuele. Intanto noi siamo chiusi per decreto, il nostro settore attualmente è bloccato, chiaramente. Esatto. Siamo in attesa di avere le procedure per la seconda fase, quindi per avere la possibilità di poter operare in sicurezza, e quindi il prima possibile, speriamo, di essere operativi. Chiaramente, come ho detto, non è possibile procedere con il nostro lavoro, quindi il nostro lavoro principale è quello di far visionare gli immobili, quindi acquisire immobili e farli visionare. Questo attualmente non è possibile. Cos'è che invece è possibile, dove noi ci stiamo un attimino centrando? Stiamo centrando sulla seconda fase, quindi attuare dei protocolli di sicurezza che diano sicurezza ai nostri uffici, che diano sicurezza ai clienti quando andiamo in visita e che diano sicurezza a quegli immobili che sono in vendita, che sono abitati. Quindi questa è la prima cosa di cui stiamo lavorando e già abbiamo adottato dei protocolli di sicurezza. Un'altra cosa è ampliare il tipo di marketing che prima magari non facevamo. Avevamo un immobile sempre a disposizione da far vedere e quindi eravamo sereni da questo punto di vista. Facevano delle foto professionali in alta definizione, si relazionava un annuncio, si andava sul mercato e quindi eravamo sereni da questo punto di vista. Noi, ma penso un po' tutti gli agenti immobiliari, stiamo ampliando questo servizio con il virtual tour, con dei video, quindi faremo visite virtuali ai clienti. Prima, ecco, quindi io facciamo un esempio, io devo vendere o affittare una casa, vado col mio telefonino, faccio un video che possa essere quanto più luminoso possibile, quanto più lento e dettagliato possibile, lo passo a te agenzia, fai il montaggio, metti il tuo logo e lo proponi ai tuoi clienti. Funziona più o meno così? Non precisamente, perché preferiamo sempre che la produzione del materiale di marketing sia sempre fatta da noi, perché abbiamo un'esperienza che Okay. Questo, ti faccio un esempio, noi già stiamo chiamando tutti i nostri clienti, ok? E stiamo programmando, non appena siamo operativi, di andare a casa e andare a fare un virtual tour che dura 10 minuti video. Chiaramente la produzione del materiale nostro è più efficace, sono d'accordissimo. Ci sono dei dispositivi che magari sono ormai in alta definizione, però noi abbiamo una serie di pacchetti che riusciamo a gestire meglio questo tipo di produzione di lavoro, ecco. Quindi questo è, e soprattutto questo materiale perché serve? Serve per andare a scremare un numero di visite basse e avere una certezza di vendita con un numero di visite più basse del passato, quindi avere più distanziamento fra le persone e quindi avere ugualmente però un successo di vendita dell'immobile o di affitto. Ottimo. Senti, io in questi giorni ho messo il mio pensiero molte volte rispetto a quelle situazioni che al momento del lockdown erano in sospeso, cioè quando si stava concretizzando un acquisto, un affitto, perché una famiglia era fuori di casa, era momentaneamente ospite da o in una situazione arrangiata, adesso è tutto veramente molto molto complicato, anche insomma brutto. Ci si comporta in questo caso? No, le operazioni che erano in corso bisognava portarle avanti, lì c'è un'esigenza. Ecco, perfetto. Ad esempio, immobili con i contratti, avevamo già noi pronti i contratti di locazione, quindi consegnare l'immobile, quelli si fanno, quindi si sono fatti, quindi non c'è altra possibilità. C'erano persone che erano magari pronte per fare un trasloco e non potevano non lasciare un immobile, avevano dei contratti già stipulati. La stessa cosa per i mutui che erano in corso, le compravendite che erano in costo, li stiamo portando avanti con il lavoro agile, con smart working, quindi
stanno cercando di portare avanti tutto questo tipo di attività lavorando da casa, avendo chiaramente un contatto quasi azzerato, ma li siamo obbligati a portare avanti per rispetto dei clienti, per rispetto del nostro lavoro, per rispetto anche delle nostre aziende, perché le aziende... Assolutamente. Quindi lì stiamo procedendo, molto limitatamente. Beh, mi incoraggi perché avevo più volte pensato a questa situazione. Ti stimo perché hai la giacca. Anche io oggi ho messo la giacca, solo che ho messo la maglietta nera. Capisco che a casa è difficile mettere la giacca, però dico, posso rimpolverarsi. Ero prima di un'altra conferenza, quindi ero costretto. Bravo. Sì. Senti, io ti chiedo una cosa. Facciamo una piccolissima proiezione di 30 secondi sul mercato della compravendita e del mercato degli affitti. Come andrà? Che prezzi ci saranno? Ci sarà una flessione? Te l'aspetti? Ve l'aspettate voi? Sugli affitti no. Anzi, ci sarà un aumento di immobili sul mercato di affitti. Non reputo una riduzione dei prezzi. Gli affitti sono sempre come prezzi un po' più stabili. Considera un aspetto importante, ci sono tutte quelle strutture ricettive come i B&B, come le case vacanze, che erano a pieno regime fino al lockdown, che adesso nel prossimo futuro non andranno subito a regime, come ben puoi capire, e quelli possono essere anche degli immobili che andranno sul mercato. Quindi reputo che ci saranno più immobili sul mercato, non penso che ci sia una grossa variazione dei prezzi sugli affitti. Quindi tra parentesi, io faccio parte anche di un gruppo importante italiano che sono affitti, con 250 agenzie in Italia, quindi anche loro, che hanno dei dati più importanti italiani, la pensano allo stesso modo. Ok, naturalmente se si dovesse parlare poi di compravendita, la palla passa al nostro amico Giuseppe Ravisarda, dirigente di Avvera Rete Mutui Credem Banca. Lì entra in ballo lui, perché ovviamente accoglie i clienti, li tranquillizza. Cioè, signori, non vi preoccupate, per il vostro mutuo ci pensiamo noi. Giuseppe, esatto, come stai intanto? Bene, grazie. Tu sei più comodo. Io sono smart. Esatto, tu sei smart, si lavora da casa. Tra l'altro, prima di cominciare, alla tua destra in alto vedo una foto di un bimbo bellissimo. Chi è? Mio figlio. Tuo figlio. Quanti mesi ha? Quanti anni ha? No, quella è una foto vecchia, ha 8 anni. Ah, ok. Addirittura 8 anni, perfetto. Quindi non ti annoi. Diciamo che tu in casa Esatto. Ok. Non ti annoi anche perché stai preparando il tuo lavoro, perché tante saranno le richieste di mutuo per, insomma... Sì, diciamo che noi in parte, Emanuele, il decreto ci consente di lavorare, perché noi facciamo parte del reparto bancario, perché Avvera è una società del gruppo Credito Emiliano che si occupa nel intermediare mutui di Credito Emiliano, quindi siamo la società specializzata per le richieste di mutuo del gruppo. Quindi diciamo che noi riusciamo comunque a lavorare, anche se il periodo ce lo consente poco, perché comunque... Tra l'altro, ecco, visitando il vostro sito, la vostra pagina, c'è un avviso che tranquillizza subito. Cioè, tutte le condizioni che erano state negoziate prima del lockdown naturalmente non fanno decorrere questo tempo di blocco totale, ma countdown si blocca e tutto... Esatto, abbiamo prolungato di mantenere le condizioni per i clienti, perché comunque... capiamo che in questo periodo alcune operazioni saranno bloccate, perché noi di riflesso siamo collegati al settore immobiliare, che è quello che in questo momento è più bloccato. Però stiamo continuando a interagire con le operazioni che avevamo in corso, li stiamo gestendo a distanza anche noi. Abbiamo attivato una serie di processi con delle video per far sì di fare delle consulenze ai clienti, comunque anche in questo periodo di stand-by. E tra l'altro questo evento ci ha dato una opportunità, io dico, nel settore nostro bancario, che ha attivato una serie di processi per far sì che appena si ripartirà sicuramente cambierà anche il metodo di approccio, perché si stanno valutando anche... di snellire un po' di burocrazia, magari, esatto, di fare processi proprio a distanza, con firme a distanza, quindi diciamo che perché settore... adesso, ecco, ci siamo resi conto che tutto questo è possibile,
Esatto. Quindi... Senti, io in questi giorni si è parlato tantissimo di futuri finanziamenti alle imprese, a chi ha partita IVA per ripartire, ma il privato nel frattempo, che sta facendo tanti sacrifici, probabilmente non avrà le stesse garanzie domani per ripartire privatamente, per l'acquisto della prima casa. Avete fatto i conti anche con questo, quindi magari avrà meno garanzie. Il garante stesso che era stato designato non potrà essere così affidabile. Come si evolve da questo punto di vista il mercato o la richiesta o la concessione di un mutuo? Diciamo che sicuramente ancora è presto per capire come le banche si affacceranno a questo nuovo mondo, perché dovremmo capire i vari settori, nel senso capire quali settori entreranno subito a regime e quali no. Quindi certo. non c'è adesso una regolamentazione tale che discriminiamo alcune categorie o altre no, nel senso che in questo momento stiamo continuando a guardare come se il Covid non ci fosse, però non so se in futuro sicuramente in base a alcune categorie ci saranno anche dei cambiamenti di policy o di regolamentazione, ma questo credo che un po' tutte le banche guarderanno più avanti e capire come si svolgerà il mercato. Senti, ti sarà capitato di fare anche delle videoconference con le sedi centrali, parlavi dell'Emilia Romagna, no? Esatto. Da quello di cui si discute, come trovi la Sicilia? Abbastanza sul pezzo? Siamo un passo indietro, un passo avanti? Come ci collochiamo? No, guarda, ti posso dire che noi fortunatamente siamo in questo momento, in questo periodo storico, in questo momento, perché forse abbiamo lavorato bene i primi 3 mesi dell'anno, siamo un passo avanti. Wow. E quindi fortunatamente siamo partiti bene, però sicuramente questo blocco ci penalizza un po', sicuramente. Certo. Però sì, siamo fortunatamente un passo avanti. Non so fino a quando durerà, però sicuramente teniamo duro e cerchiamo di reagire appena sicuramente ripartiranno tutti i nostri mercati di riflesso, quindi agenzie immobiliari, costruttori, perché noi vivevamo di queste sinergie, quindi appena ripartirà questo mercato sicuramente anche noi siamo pronti ad aggredirlo. Io vi ringrazio semplicemente per quello che è stata la vostra testimonianza e la vostra esperienza. Ringrazio i due Giuseppe che si occupano di argomenti simili ma completamente differenti. Vi auguro un grosso in bocca al lupo e hashtag noi non ci fermiamo. Grazie. Noi non ci fermiamo. Grazie a te. Perché noi non ci fermiamo, siamo sempre operativi. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao.